beh, direi che non è esattamente la stessa cosa. Alcuni errori sono stati commessi. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Faccio una fatica tremenda perché è il primo video che faccio dalla postazione diversa, da un posto che non è il mio studio. Questo sarà il mio studio. E ho visto il video di Suri sul suo nuovo studio e quanto ha speso. Non voglio spendere tutti quei soldi, però, visto che lui l'avete perdonato per l'eco nello studio, perdonate anche me. Ma tanto qua ci siete abituati perché l'audio in questo canale non è mai stato qualcosa di bello. Anzi, se volete supportarmi a migliorare questo studio, non è una lavatrice questa, non lo so che cos'è. Se volete aiutarmi a migliorare lo studio, a supportarmi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Ora, questa è un'inquadratura provvisoria, ok? Proverò a spiegarvi un pochettino di cose, vi spiegherò tutto quello che è andato storto in questo studio fino ad adesso. Però secondo me è una buona base di partenza. Prima di tutto, lo studio, anche se in realtà in questo momento non sembro neanche illuminato così male, non è particolarmente luminoso, soprattutto quando è sera. Ho la luce naturale da questo lato, che c'è la finestra, che tra l'altro voi avrete praticamente visto sicuramente dall'intro e poi vedrete anche dei B-roll magari. E l'unico problema che non ho calcolato è che praticamente il problema principale dello studio, cioè questo lato completamente illuminato e questo lato al buio. Adesso, per carità, magari ci sarà pure qualche tecnica di regia e di fotografia che la vedo una cosa bellissima. Io mi trovo male, ok? La fotocamera è piazzata su un treppiedi, adesso vi faccio vedere come. Praticamente è così, è storta, vedete? Io sto registrando anche da OBS, è letteralmente storta. Tra le altre cose peggiori al mondo, non ho avuto ancora tempo di mettere Linux, sto ancora su Windows. Maledetti voi e la vostra dannata maratona. Per chi non lo sapesse, prima di partire ho fatto una maratona dove tra i goal c'era anche quello di utilizzare Windows per un po' di tempo e un altro dei goal sarà quello di andare a Vicenza a fare un video ai sassi. Vabbè, sono cose che arriveranno dopo. Tra l'altro adesso sto particolarmente vicino a Vicenza, non vi dico ancora esattamente il posto in cui sto, voglio aspettare un attimo, che se poi alla fine è una città grande, quindi poi potrei anche dirlo, però sto abbastanza vicino a Milano. Che praticamente era quella la parte principale. Cosa è andato storto di questo studio? Allora, numero uno, ho scelto questo case che vedete qui, che è l'Ealy V3000 Plus, che devo ringraziare il signor Daniele di Tripodo. Grazie mille, Daniele, che tra l'altro vi ricordo che c'è il coupon SADDI che vi permette di avere spedizioni gratuite e anche degli sconti. E spesso mettiamo delle bombe sul canale delle offerte di Tripodo, roba tipo fuori dei capoccia, usciti 13.600 k a 200 € e altra roba di sto tipo. Questo case l'ho preso per un semplice motivo: era grande e inizialmente doveva andarci il server, che a cui verrà dedicato un video a parte e a cui dovrò dedicare anche un video a parte a questo PC perché non è minimamente finito. E praticamente la cosa principale poi è stata: ok, il server, questo case, guardate quanto è grande, la scheda madre del server non ci entra, perché praticamente questo case ha o 8 o 10 slot PCI Express massimo, e la scheda madre invece che ho preso per il server servivano 11, letteralmente fisicamente di altezza non c'entrava e quindi è stato relegato a un'altra funzione. Quindi questo qua, primo errore, la scelta di questo case. L'abbiamo scelto perché a questo punto l'ho potuto utilizzare sia come PC principale sia anche come PC da test. Lo vedrete poi nel video dedicato perché praticamente su questo case potete montare una scheda madre in verticale, che è quella che ci sto montando adesso, che è quella che sto usando, e poi un'altra in orizzontale mini TX, che può essere utilizzata, ma lo so, per testare schede video, processori eccetera, e quindi fare tutto con lo stesso PC senza andare poi a disturbare la test bench, che avrete già visto che mi sono comunque portato dietro con un po' di roba. Quindi diciamo il primo errore sicuramente è stato il case. Uno è troppo grande, due non è comunque abbastanza grande. La mia idea poi è quello di averlo in inquadratura, però boh, mi sembra che occupi troppo spazio, forse lo metterò in diagonale, anzi consigliatemi voi per cosa mettere in inquadratura. Secondo problema grave dello studio: io ho delle tradizioni da mantenere, quindi nonostante abiti in una bella città grossa, comunque qui non arriva la fibra gigabit. Però, nonostante questo, non pensate che io sia un completo sprovveduto. Praticamente il mio appartamento abbraccia letteralmente la BTS 5G Team e mi arriva una rete fenomenale nei momenti, nei picchi, proprio nei momenti di punta, arriva a 500 megabit al secondo in download e circa 100 in upload. Per quello che dobbiamo fare, per quello che devo fare io, nonostante io voglia la rete più veloce del mondo, va comunque bene. Cioè, non stiamo a parlare di una rete che fa schifo rispetto a quella dove venivo. Considerate poi che io comunque ho conservato
altre sim, quindi comunque ho sempre l'opportunità di fare un bonding sempre come voglio. E tra l'altro è una cosa che probabilmente farò non tanto per la velocità, quanto proprio per la resilienza della linea stessa che mi dà, ovvero del failover, se una sim non prende, se c'è un problema su una rete o quell'altro, eccetera. Comunque tata, lo scatto è seamless e soprattutto poi permette ai ragazzi che lavorano sul server di continuare a lavorare. L'altro grosso errore che è stato fatto è stato quello di non prendere in considerazione il fatto che il server e il PC non potessero stare nella stessa stanza. Ora vi farò vedere tutte le modifiche che ho dovuto fare al server, perché ho dovuto modificarlo perché non potevo portarmi il jet aerospaziale dentro un appartamento, quindi ho dovuto modificarlo, ma lo vedrete poi nel video del server, che è probabilmente il prossimo video che vedrete. E soltanto che, nonostante tutti i miei sforzi per fargli fare poco rumore, comunque fa rumore a tal punto che se lo metto in stanza, voi comunque sentite un fruscio di sottofondo. Adesso sentite l'eco, immaginatevi l'eco più il fruscio. Soprattutto una delle parti che ha reso possibile lo studio e che vi narrerò praticamente nel prossimo video è sicuramente l'alimentatore BeQuiet Dark Power Pro 13 1600W. Allora, il Dark Power Pro 13 da 1600W è letteralmente il miglior alimentatore al momento sul commercio. Parliamo di una bestia, beh, oltre che da 1600W, pensate, c'è anche addirittura la possibilità di fare overclock. Cosa vuol dire questo? Semplicemente l'alimentatore ha 6 rail da 12V. In realtà col tasto possiamo switchare in un'intera grossa rail da 12V, non lo so se magari fare overclock estremo per quanto riguarda processore e buttarli anche, non lo so, 600, 700, 800 watt. Perché farlo? Boh, in teoria, però invece nella mia teoria è molto utile, perché per esempio questi due animali da soli vanno a consumare di picco circa 500 watt, quindi è una soluzione molto molto utile, perciò l'ha reso chiaro. Tra l'altro vi arriva già con diversi cavi del, insomma, per il nuovo standard Nvidia HPVR, e infatti ci ho potuto alimentare sia l'RTX 4090 sia l'RTX 4070 Ti, che sono le due schede video che noi andiamo ad utilizzare praticamente per rendering. Ovviamente sempre grazie al Dark Power Pro 13, che tra l'altro è uno dei commandi più silenziosi all'interno del server. In realtà tutto il server, che poi questo qui è in formato workstation, è comunque tutto molto silenzioso. Ovviamente col Dark Power Pro 13 riusciamo anche ad alimentare tutte le ventole che sono all'interno del server, che sono tutte quelle di BeQuiet, che sono tra l'altro le più silenziose. Quindi, se non riesco a fissare questa cosa che proprio il server deve essere proprio il server più silenzioso al mondo, ma non posso raffreddare passivamente 160 core, capite che insomma è una cosa un pochettino problematica, quindi comunque dobbiamo lavorare su questo fronte. E allora l'unica cosa è stata passare i cavi Ethernet dentro le canaline, praticamente dallo studio fino a dove ho messo il server, che l'ho praticamente letteralmente ficcato in un armadio, proprio, cioè, non l'armadio rack, proprio in un armadio l'ho messo al momento, non lo so, vediamo se sta lì o qualcosa. Parte problematica è che però io non avevo la minima idea di quante cannette, di come fossero, cannette, canaline, corrugate, chiamateli come vi pare. E infatti, non avendo fatto nessun tipo di esplorazione prima di prendere casa, mi sono trovato con le canaline completamente costruite, quindi far passare anche soltanto un cavo Ethernet ha comportato il fatto che, fortunatamente, in questa stanza arrivava l'antenna della TV, e quindi praticamente semplicemente ho attaccato il mio cavo LAN, che tra l'altro è di quelli morbidi e piatti, perché quello tondo farlo passare era, cioè non passa, quello rigido e tondo non passava. Attaccarlo a quello con tanto tanto nastro, tirare tanto tanto forte, sperare che non si rompesse, ed è passato. Fortunatamente ho tirato direttamente un Cat7, il che mi permetterebbe anche di avere una connessione fino a 10 gigabit tra il mio PC e il server. Ovviamente poi non la sfrutto per tutto, perché comunque il PC c'era 2,5, al momento non ci ho messo nessuna scheda 10 gigabit, lo switch che è qui dentro unmanaged è da 2,5. Per la comunicazione tra il mio PC e il server va bene, no? Non è quello il problema. Però comunque c'è anche questa cosa comunque da dire. So che magari è un'operazione invasiva andare a controllare le cannette, però se avete intenzione di farvi uno studio e sapete che dovete passare i cavi, passateli, ma soprattutto informatevi bene. Perché questo? Perché comunque io avevo qui il cavo dell'antenna e non ero a conoscenza delle, diciamo, delle nuove tecnologie per quanto riguarda, per esempio, il MoCA, che sono praticamente gli adattatori coassiali. E se voi avete insomma il cavo dell'antenna, quello coassiale, o vedete i cavi coassiali che vi girano per casa, ci sono praticamente questi adattatori che funzionano un pochettino come le power line, quindi praticamente trasmettono, cioè trasformano il coassiale in segnale Ethernet, e vi portano fino alla 2,5 gigabit, che per me, per portarla da qui a lì, andava più che bene, quindi non avrei dovuto neanche stare a tirare fuori il cavo, a passarlo, ma attaccare direttamente a questo sistema qui.
Le powerline sono, diciamo, l'ultima spiaggia, ma sto lavorando anche ad un lavoro per questo. Penso che poi la rete in generale di casa richieda un video a parte perché è molto più complicata di così. Diciamo che voglio parlarvi più che altro delle problematiche, quindi le cannette, l'illuminazione sicuramente. L'altra problematica grossa che ho incontrato è il fatto che, come vedete, sto su un tavolino che mi sono portato per caso, nel senso che io quando ho fatto il trasloco ho detto vabbè, ma sai, questo qua richiuso occupa poco spazio, me lo porto. E meno male, altrimenti sarei stato senza scrivania, senza sedia e niente, perché la logistica, ragazzi, è una delle parti più importanti, ok? Io mi sono portato una marea di roba, e pensavo di avere tutto, mi sono accorto che alla fine non ho niente. Nonostante io abbia un armadio pieno di roba e comunque sia non ho niente. Quando dovete fare queste cose, nel senso non entrate in uno studio, in un posto, pensando, ma sì, tanto poi che ci vuole a farla arrivare? Perché adesso qui devo farmi arrivare un'altra scrivania di quelle motorizzate e ci vuole troppo tempo e io starò per tanto tempo con il tavolino e la sedia così. Fortunatamente per la sedia, diciamo, abbiamo risolto grazie agli amici di Nowa. E infatti, comunque, a breve mi vedrete con una bella sedia come si deve. Dovrebbe arrivare, tra l'altro, a breve, a minuti. Quindi magari oggi mi dedico anche al montaggio della sedia. Altra problematica grossa del mio nuovo studio sono i soldi spesi. E sembra una cosa banale, però sì, nel senso, ho visto anche il video di Suri, lui ha speso 30.000 euro. No, io non ho speso così tanto, però se inizio a pensare al costo dei cavi, degli switch, ho dovuto prendere prolunghe USB che non avevo, prolunghe HDMI e DisplayPort che non avevo. Ho preso degli organizer perché è vero che io mi sono portato tutto da qui, cioè mi sono portato tutti i cavi, gli adattatori, eccetera. Però non è che potevo prenderli e lanciarli tutti nell'armadio, gli ho dovuto dare comunque una dimensione. Sono andato a prenderli. Posso fare i nomi? Sono andato a prenderli a Hobby, questi organizer. Io penso che tra tutti i vari fai da te sia quello più caro di tutti, perché io un coso di plastica con quattro cassetti l'ho pagato 35 euro. Su Amazon l'avrei pagato 17, però ho detto ma sì, sto qua, dai, lo prendo, eccetera. Invece avessi aspettato un giorno in più avrei risparmiato la metà. Ne ho presi due, soltanto quelli per 70 euro, e mo devo ritornare a Hobby il taglio legno, perché poi l'armadio voglio mettere altri ripiani, perché all'interno dell'armadio poi ci ho messo cavi Ethernet, schede video, mini PC, mi sono portato pure il Mac Mini per poter fare gli esperimenti quasi Linux, per avere comunque una piattaforma Apple che serve, insomma c'è tanta roba. Quindi comunque sì, i soldi spesi sono una cosa, e poi l'altra problematica grossa che sto incontrando al momento è lo spazio, perché alcune volte mi sembra tanto e altre volte mi sembra poco. Mi sembra tanto perché, come si dice, è un ego pazzesco. E io comunque dicevo, vabbè, ma dai, comunque la scrivania, il computer, l'armadio, la cassettiera, insomma ci sta. E però perché c'è tutto sto ego? Perché comunque il soffitto è alto, manca ancora altra roba, eccetera. Quindi quella è una problematica importante. Ah, tra le altre cose che ho comprato, sempre per soldi spesi, c'è la cassettiera su cui si regge il PC. Quando l'ho comprata, ho speso 76 euro, non gli avrei dato un euro a quella cassettiera, dicendo, ma sì, non lo reggerà mai, la compro tanto per. E invece no. C'è i cassetti che sono di cartone, cioè letteralmente sono fatti di cartone, e questo qui praticamente mi ha permesso di forarli e quindi farci passare un pochettino i cavi e nasconderci tutto per fare un cable management quasi, quasi decente, anche se in realtà non è finito, ma non potrà essere finito fino a che non mi arriva la scrivania e posso mettere in posa i monitor. Perché tra le altre problematiche è che con questo tavolino c'ho soltanto uno schermo, non ne ho tre, c'ho uno schermo e il monitor portatile. Tra l'altro questo qui non è neanche quello che uscì di sconto a 40 euro, e quindi insomma è molto peggio di quelli, perché tra l'altro su bombe offerte su Telegram abbiamo messo dei bei monitor portatili a 40 euro. Mi dovrebbero arrivare anche due di quelli, che mi dovrebbero permettere comunque insomma di apparare la situazione fino a che non mi arriva la scrivania, anche se pure in quel caso insomma è tutto da verificare. E niente, questo qua era il classico video aggiornamento. No, non so neanche perché l'ho fatto, cioè avevo bisogno di farlo più che altro perché, vi dico la sincerità, dal punto di vista umano, abbandonare quello studio è stata la parte più difficile del trasloco. Non me ne fregava niente del resto, del posto, di dove stavo, non me ne fregava niente, ma quello studio è come se mi avessero tolto un braccio, perché comunque voi l'avete visto, il canale è nato lì, è cresciuto lì. No, nato lì no, non è vero, però è cresciuto lì. Quello è stato fatto a mia immagine e somiglianza. Voi non sapete quanto mi manca il dannato muro di scatole, cioè è veramente una cosa che, se ci penso, mi commuove e mi emoziono.
Però so che sta lì comunque, è mio. Quando voglio posso andarla a trovare e farà sempre piacere, un pochettino come rivede un vecchio amico, ecco. E niente, questa qua quindi è la nuova versione di Saddi 2.0, anche se è ancora tutto in divenire. Spero di farvi presto un video dove potrò aggiornarvi sulle cose che sono cambiate in meglio. E niente, adesso torno a lavorare che ci stanno altri cavi da passare, altre cose da mettere a posto, altra roba da pulire, altra roba da fare. E niente, lasciate un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ah raga, mi raccomando, scrivetemi tutti i vostri consigli su come posso organizzare il set, su come posso mettere le cose, su come posso fare eccetera, perché mi aiutate tantissimo, perché al momento io sono veramente super impanicato. Ciao!